Hello everybody! Allora, non sono a casa mia, si può vedere, in più sto registrando con il cellulare. Io faccio molta fatica a capire da che parte devo guardare, quindi a volte guarderò di lì, ma so che in realtà voi siete lì. Quindi vi chiedo scusa per questo. Questo è un video super, super, super breve, giusto per darvi una news, giusto per darvi una informazione di informazione interna, chiamiamola così. Partiamo subito. Di questo video sto registrando con il cellulare, non sono a casa mia, le luci non è praticamente non ce n'è, sto improvvisando, però ci tenevo a fare questo video intanto perché sono 8 giorni circa che non metto nessun video e da me normalmente non siete abituati perché ne metto almeno 2, a volte anche 3 a settimana. Però sappiate che ho già 11 titoli, non video pronti, ma 11 titoli per il mese di novembre fino a metà dicembre circa. Quindi sicuramente ho delle idee da portarvi sul canale, quindi anche se mi sono stata un pochino assente in questa settimana o qualcosa di più di una settimana, comunque rimanete incollati a questo canale se vi va di iscrivervi. Ma volevo invece parlarvi molto brevemente di una sorta di novità o comunque di aggiornamento. Io ho sempre avuto un blog, poi l'ho un pochino abbandonato, un blog che diciamo al 70% ha sempre parlato di Londra, tradizioni, usi, costumi, la vita in London, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte che riguarda un po' di cibo, qualche ricetta, e una parte che riguarda più generale lifestyle, motivazionale, eccetera. Questo blog l'ho lasciato perdere per tantissimo, tantissimo tempo, tantissimi impegni, mi hanno così portato un po' a non aggiornarlo più, a non scrivere più annunci. Il blog l'ho usato, comunque il sito su cui si appoggia il blog l'ho usato invece per tutte quelle cose che riguarda Londra, come la guida dei 3 giorni, l'itinerario dei 3 giorni che trovate lì, il Londra Magazine che vi piace tantissimo, continuate a prenderlo sia il numero 1 che il numero 2 con l'offerta combo dei due. In più vi dico che in programma ci sarà anche il numero 3, dato che vi è piaciuto tanto, e ci sono all'interno di questo sito tante altre cose che potete vedere nello shop, nella sezione informazioni, eccetera. Però per quanto riguarda proprio la parte blog, del sito, è stata abbandonata per veramente tanto tanto tempo, parliamo anche di più di 2 anni molto probabilmente. Invece nelle ultime 2 settimane l'ho ripreso in mano, quindi la grande novità di cui volevo parlarvi è proprio questo, cioè il fatto che quasi giornalmente, diciamo, anzi no, non dire bugie, non ci riuscirò giornalmente, ma molto spesso pubblicherò un lungo articolo, breve articolo, non lo so ancora, però che riguarderà 90%, 95% delle volte sarà esclusivamente su Londra o qualcosa di British o qualcosa che comunque riguarda questa nazione o questa città. Questo perché comunque voglio riportare in vita questo blog. E quindi ho impegnato moltissimi dei giorni anche passati già a creare contenuti che trovate già assolutamente online e anche contenuti che poi pubblicherò a breve. Sono articoli, vi ripeto, alcuni molto brevi, alcuni un po' più lunghi, si parla di musei, le cose, le 10 cose più interessanti. Ci sono diversi articoli che riguardano proprio il periodo di Natale, quindi se stai guardando questo video proprio adesso, ci sono articoli che potrebbero interessarti se vuoi visitare Londra nel periodo di Natale. Ma trovi anche, appunto, come accennavo, la lista dei musei per i bambini. Che tempo fa a Londra? Cosa mi devo portare? Come mi devo vestire? Ne ho parlato in un articolo proprio del blog perché è una delle domande più gettonate.
Si parla anche di pubs, usanze dei pubs, quali sono quelli più particolari. Si parla di afternoon tea, si parla dell'etichetta dell'afternoon tea, si parla di metropolitana, di come muoversi, si parla un po' di tutto. Quindi io sotto a questo video ti lascio il link dove tu puoi accedere direttamente alla sezione del blog in italiano e da lì sbizzarrirti. Ci sono veramente diversi articoli, schiaccia sempre se sei nell'home page del blog, schiaccia sempre il pulsante che ti fa caricare anche quelli più vecchi. Non ti fermare ai primi 10 che vedi lì in home page, perché tu devi caricare i titoli molto più vecchi, ce ne sono veramente tantissimi, parliamo di più di 100 articoli già caricati più vecchi e poi almeno una ventina di quelli stranuovi che ho pubblicato negli ultimi 15 giorni. Quindi questa è assolutamente la novità, spero che ti faccia piacere, perché è un mio modo anche per ringraziarti, perché su qui sul canale stiamo diventando per me tanti, comunque quasi 8.000 sono veramente tanti, guardate spessissimo i miei video, mi fa molto piacere, e quindi arricchire il blog, riprendere in mano il blog è sicuramente anche un mio modo per offrirti un contenuto assolutamente gratuito, così, e darti come un ringraziamento. Sto ancora lavorando alla famosa guida come trasferirsi in UK dopo Brexit, quindi con tutte le informazioni che riguardano, così, una veduta generale che riguarda i visti, ma anche parlerà di come si vive, affittare casa, i supermercati, le usanze, insomma come integrarsi in questa nazione e soprattutto in London, e sarà una guida abbastanza corposa. Per questo motivo, lo so, l'ho iniziata da molti mesi e non l'ho ancora finita. Però ci vuole tantissimo tempo, è una cosa che io faccio nel mio tempo libero, che come sapete ultimamente è veramente pari a zero quasi. Forse riuscirò a finirla quasi sicuramente prima di Natale, quindi continuate a seguirmi su questo canale, perché appena sarà pronta, appena sarà online, assolutamente ve lo dirò, e sicuramente sarà disponibile poi sul sito. Quindi con questo video brevissimo volevo ringraziarmi per essermi ancora così, per seguirmi ancora, informarvi della rinascita del mio blog, e adesso dopo questo video tutti a cliccare sul link qua sotto del blog e andarvi a leggere questi articoli che riguardano la città di Londra. Spero che questa informazione, questo update del blog ti sia utile, ti faccia piacere e magari ti tenga compagnia in quelle pause anche al lavoro, vuoi leggere qualcosa che ti può interessare per quei 5-10 minuti. Grazie! Ah, una cosa importante, io mi dimentico sempre di dirti, seguimi anche su Instagram, perché no? Trovi qua sotto tutte le informazioni anche per quello. Bye!